Cosa c'è? Non hai di? Allora, dove vai? Ehi, dove è? Cosa ho detto? Vieni su! Ti si massa in alto! Dove vai? Vieni in basso! Oh, niente ciò, ragazzi! Non vuoi scendere! Ragazzi, non vuoi scendere sto Ronaldo qua! Ma sei ancora in cielo! In cielo! I can fly, yeah. Meteor man. Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Juventino periferico. Allora, sto Ronaldo ragazzi. Ma dove abbiamo tolto? Dove abbiamo tolto? Ma che giocatore è? Che marziano è, ragazzi? Ronaldo. Tutti lo criticavamo. Tutti. All'inizio, Ronaldo è finito. Ma ci sono messo anche io in mezzo, per dire... Ronaldo, abbiamo tolto Ronaldo per fare cosa? Per far ridere? No. Era solo pre-riscaldamento. Pre-riscaldamento. Ragazzi, incredibile come riesce a fare delle cose assurde, ragazzi, col tridente andiamo bene, siamo riusciti ad avere un'identità in attacco, hanno giocato tutti bene, a parte qualche sbavatura nei passaggi, per carità, perché sbagliamo anche i passaggi elementari. Però ragazzi, si è visto una Juve che ha dimostrato di avere uno spessore in attacco con Higuain, Dybala e Ronaldo. Ragazzi, cioè, che tridente abbiamo, ragazzi, ma è una roba assurda, ma non so fino a quando tiene questo tridente, perché ragazzi, non possiamo giocare sempre con il tridente. Abbiamo bisogno di qualche ritocco in più come attaccanti, anche centrocampisti, diciamo, lasciando perdere Rabiot. Ragazzi, perché Rabiot ha fatto poco niente, però diciamo nel secondo tempo si è visto un po' la ripresa, ha fatto un po' di cavalcate, ma insomma non è tanto veloce, cioè, non vediamo ancora quel giocatore che deve esplodere nel Rabiot. Adesso vediamo, ragazzi. Comunque, ragazzi, adesso la Juventus si sta un po' ingranando nel reparto dove li compete, cioè nell'alta classifica.
i prescritti stanno giù, 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 sempre più giù. Ragazzi, qua Ronaldo, non so se lo vedete ancora, volare, volare, oh, cioè ragazzi, no, non lo so, ma adesso, adesso per dire, no, no, non so, o vedo ancora svolare, o vedo ancora volare qua, intorno, qua non si sente, boh. Qua, c'è ancora Dio fa il gol. E se Dio ancora fa il gol. Fa il gol. Cioè, c'è ancora là col colpo di testa. Ragazzi, io non riesco a capire come abbia fatto anche Dybala in controbalzo a fare quel tiro di sinistro, una roba assurda. Una roba assurda, con il cross di Alessandro, ragazzi, una roba assurda. Abbiamo un tridente, a parte che Higuaín ha fatto, diciamo, un po' di compitino, non è che ha fatto più di tanto, però, ragazzi, si è visto che la Juventus, quando ingrana, è capace di asfaltare qualsiasi squadra, basta che lo vuole, perché i giocatori ne abbiamo. È entrato Douglas Costa, però non si è visto più di tanto, anzi perlomeno io non l'ho visto in campo, perché ragazzi, non so se ha sbagliato posizione, ma non è stato tanto servito. Però, ragazzi, si è visto che senza quel cane di Bernardeschi, la Juventus gioca meglio. Niente da dire. E niente, ragazzi, boh, se volete iscrivetevi al canale. Niente, ragazzi, lo so che non sono tanto attivo nel canale, di fare video, non sono sto gran, però sto gran personaggio, perché ragazzi, bisogna convincere il personaggio, però dai, pian piano, dai ragazzi, pian piano. Buon ragazzi, noi ci sentiamo per la Supercoppa contro la Lazio. E adesso ragazzi, vediamo come faremo per cosa faremo contro la Lazio. Boh, vediamo. Però ci toccherà giocare ancora col tridente. Dopo non lo so, ragazzi. Va bene, noi ci sentiamo sempre Forza Juve. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ok? Ciao, sempre Forza Juve. E vi ricordo, chi si vinca e chi si perda, Forza Juve, Inter merda. Ciao a tutti, ragazzi.